Adesso entrano le bambine e oltretutto fra poco arriva mia madre per portarle al campeggio. Aspetta. Buongiorno mamma, buongiorno papà. Buongiorno mamma, buongiorno. Si bussa bambine, adesso andate fuori, chiudete la porta e bussate. Possiamo entrare? No. No, va, Sam. Avanti bambine, avanti. Come siete state? Che buon odore ci siamo, avete. Adesso incomincia la battaglia. Dammi un bacio grosso. Ciao papà. Beh, io faccio il caffè. Tu Gennarina ad aiutarmi con le tazze e con le posate. Ecco, brave. Buongiorno signora, buona giornata. Buongiorno signora Bissell. Buongiorno. Buongiorno, come va? Piano, è possibile che non puoi stare un momento così? Tutto a posto, eh? Sì, sì. Lo so un po' così, te l'ho detto. Salve. Buongiorno, buona giornata. Lo sarebbe se non si dovesse andare in ufficio. Sam! Sam! Ehi, hey Sam, che dormi ancora? Sì. Sam! Che c'è? Ah, buongiorno, Sam. Sam, ti ho riportato la macchinetta e tante grazie. Ah, la tua anatra, si vede che t'era scappata di nuovo. E sai che ha fatto? Pensa, si è trovata nel nostro tinello sola a tu per tu con mia moglie. Chi lo dici, mia cara, sapessi le volte che è capitato a me. Ah, Sam, circa la falciatrice, sai, mi faresti un vero piacere se tu la potessi far arrotare prima di domenica, d'accordo? Sì. Vuoi un passaggio in città? No, mi accompagna giù un min, grazie. Ah, allora ci vediamo in ufficio, E non andare in giro scalza, che ti affretti. Un'altra volta in casa mamma. Di Earl. Tesoro, senti, questa è la decima volta che te lo dico. Quando tiri fuori Gretchen per giocarci, devi rimetterla nel recinto. Va ricordatelo. Bene, papà. Io tesoro, non ho avuto proprio il tempo di prepararti le uova. Fino a finire qui la faccio, scusa. Denise, va ad aprire alla nonna, per favore. Va bene. Ma tutta quella roba si devono portare per un campeggio. Purtroppo. Buongiorno, nonna. Ciao, cara. Ciao, mamma. Ciao, Min. Ma si portano tutta questa roba al campeggio? Ciao, Sam. Salve. Ancora in quello stato? Ciao, mamma. Meno male che le accompagni tu le bambine. Io devo andare all'aeroporto. Buongiorno, a prendere nonna. Mia... Ciao, Jenna. Che stavi dicendo? Che devo andare all'aeroporto a prendere quella mia compagna di scuola, Janet Lagerlof. Arriva dall'Europa stamattina. E Sam, come ci va in ufficio? Lo accompagno io e stasera torna con Earl. Ah. Beviti il caffè. Andiamo, bambine. Mangiate quello che dovete mangiare, se no non andate, Ah, un'altra opera di Sam, Io francamente non ho ancora capito perché Sam perde il tempo a fare di questa roba. Perché ci si diverte, va bene, no? Adesso ne sta facendo uno grande in giardino. Ma sotto gli occhi dei vicini? Oh, signore, salvaci tu. Ti piace? Mi piace. Ma cosa sarebbe? Beh, è una scultura animata, come le altre, solo che questa è un capolavoro. Quando vengono gli ospiti, stando in salotto, la possono guardare dai vetri. Vuoi vederla in moto? No, ti ringrazio. Non è la vecchia bicicletta di Jenna, questa? È proprio lei. E questo è un pezzo di macchina da cucire. Sì, ma vedi, è che si deve apprezzare la cosa nel suo insieme. Non si devono vedere i pezzi uno ad uno, se no l'effetto si perde. Ho capito. Insomma, il concetto di questo genere di scultura è ricavare bellezza e godimento da oggetti comunissimi disponendoli opportunamente. Guarda, Sam, se manovrare con questi pasticci ti rende felice, fallo senz'altro. Qualunque cosa ti dicano gli altri. Grazie. Mamma, hai lasciato di là il caffè? Oh, grazie, cara. Stavamo parlando degli aggeggi di tuo marito. Hai visto che meraviglia? Sam è un mago con le mani. Sì, mi piace moltissimo. È un'opera d'arte, Sam.
Io l'arte non la capisco, ma capisco quando una cosa non mi piace. La mamma scherza. Ma perché dici queste cose? Aiutami, per favore. Tu che c'entri? Sam! Sam, vieni a salutare le bambine, se ne vanno, sbrigati! Jenna, questo non è carino. Ciao! Ciao, papà! Un bel baciotto, su! Ciao, mamma! State buone, eh? Ciao, mamma! Avanti, salite! Non fate guai e obbedite alla caposquadra, non fate imprudenze, mi raccomando! Bambola, divertitevi, mi che il campeggio è caro, attenta alla gamba! Ciao! Ciao! Edna, mi raccomando, va piano! Ciao! Ah, che comodità, una suocera di vecchio stampo quando ti libera dai figli. Andiamo, Mine, io devo vestirmi, e anche tu, sennò arrivo tardi. Tu non hai idea come sono contenta di rivedere Jane. Ormai saranno... Oh, non so neanche io quant'è che non la vedo. Era una gran bella ragazza, sai. Poi ha sposato uno che lavorava in Europa e si sono trasferiti là. Senti, ti dispiace se l'invito a pranzo stasera? Sam. Non stai a sentire quello che dico. Ma ti rendi conto che io faccio questa strada per andare allo stesso ufficio tutti i santi giorni da 6 anni? E quelli anche. Tutti i giorni noi mariti ci alziamo, prendiamo la macchina e andiamo in ufficio e vestiti allo stesso modo, perfino il solito vestito grigio, il cappello e la camicia che non si stira. Come le pecore. Oh, Sam, dici un sacco di sciocchette. Tu non sei affatto come gli altri. E non sei una pecora, hai la tua personalità. E io ti amo. Ma insomma, che stanno aspettando? Hai detto qualcosa, Sam? Meno male. Vado all'aeroporto. Sì, ciao, cara. Sì. Hai qualche preoccupazione? No, è che sono scocciato, forse, di questo lavoro. Le stesse cose, la stessa gente, le stesse facce. Passare la giornata a trovare altre cretinerie per altri affissi pubblicitari cretini, per un pubblico cretino. Ma sì, noi abbiamo 2 tesori di bambine ed è per loro che lo facciamo. Lo so. Capita a tutti di alzarsi male. Vedrai, ciao. Che mi passerà, eh? Ciao. Ciao. Stasera torni con lei. Sì, ciao. Te. Ciao. Buongiorno, Min. Ciao, Evo. Ciao, Sam. Buona ciao. Giornata, eh? Ciao, cara. È tutto il reparto che deve essere riorganizzato. Anche i locali non vanno assolutamente. Io è dall'altro anno che lo sto dicendo, ma quelli non mi danno retta. Ciao, Phil. Che dice il giornale? Bisogna tener conto dell'andamento delle vendite. Ma abbiamo fatto una statistica conto, degli no? ultimi 3 anni e mezzo. E non è servita. Buongiorno, signor Berk. Buongiorno, buongiorno, signor Berk. Buongiorno, Larry. Signor Berk. Buongiorno, signor Berk. Buongiorno, Phil. Buongiorno, signor Berk. Buongiorno. Il nome? Bissell, un disegnatore. Buongiorno, Bissell. Buongiorno, signor Berk. Larry, ho visto quello schizzo. Ripeto che bisogna tenere conto dell'andamento delle organizzazioni. Perché senza non si non fanno niente. Non possiamo assolutamente discutere. Buongiorno, signor Berk. Buongiorno, buongiorno, Marta. Buongiorno. 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 Buongiorno, signor Ellen. Buongiorno. Buongiorno, signor Boli. Buongiorno. Buongiorno. Ragazzi, ragazzi, un momento di silenzio, per favore. State a sentire. Dobbiamo stare tutti con la lancia in resta oggi. Il signor Nerlinger viene a vedere quello che abbiamo preparato per la campagna pubblicitaria della sua azienda. Ah, sì, siamo pronti. Sì. Ora, prima di tutto, lo stenderemo con la grandiosità della nostra campagna e subito dopo gli faremo vedere qualche bello sketch televisivo, come per esempio quello dell'uomo che piomba il posto di guida. Ah, bello. Allora facciamo una bella figura, mi raccomando. La guida rossa. Grazie, per riceverlo, signor Nerlinger. Sono a posto, capo. Buongiorno, Gloria. Salve, ragazze. Buongiorno, signor Berk. Buongiorno. Allora, pronti per la ripresa? Tutti fermi, levarsi di lì, basta gironzolare.
La volete chiudere o no quella porta? Beh, siete pronti? Pronti, di... Bob? Incominciamo. Parti, Jim. Motore. Azione. Dai, ragazzi, senza urlare. Uno, due, uno, due, tre. Let her put you in the driver's seat. Let her take you anywhere at all. By the hour, by the day, by the week, or anyway, just let her put you in the driver's seat. Vi sentirete anche voi? No! Ferma! Che fai tu lassù? Penso ma io che c'entro se i fili sono troppo lunghi? Tutti l'ho fatto mano, come le altre volte, è il primo che sbaglio quest'anno. Ma che succede? Scusa, Deb, vedrai che adesso... Ma che fai? Che diavolo tiri? Ma che ne so, è tutto sbagliato qui. Scusi ritardo, signor Vernier, io... Vernier. Sì, Vernier, e salve, bambine. Salve, Deb. Ciao, salve. Ciao. Salve. Salve. Adesso immagini, se non la disturba, signor Nerlinger, questi bozzetti ingranditi 20, 30, 40 volte su tutti i muri della città e pensi che effetto quando saranno inondati di luce. Sonny, i miei complimenti, è una vera... Ha una presa veramente formidabile. C'è una carica commerciale fantastica, davvero. Grazie, è stata come un'ispirazione. Per chi vuol vivere mascolinamente, uova Nerlinger. C'è dentro qualcosa, a quel certo non so che. C'è un'allusione, non troppo sfacciata naturalmente, ma c'è. E, insomma, signor Nerlinger, il nostro intento, e l'abbiamo raggiunto, era toccare la corda psicologica di tutti gli uomini con il simbolo della mascolinità e della fertilità, l'uovo. Più ci penso e più mi piace. Un vero capolavoro. Grazie. Non so cosa farete voi, ragazzi, ma avendo visto questo... Io sono uovo a colazione. Hai capito lui? Solo uova. Solo uova, eh? È buona questa. E allora? Cosa ne pensa? Vuol sapere che ne penso? Sì. Penso che è una cosa abominevole, un obbrobrio. Io non sono un bigotto, ma sono convinto che Dio ci ha concesso l'amore coniugale per dare la vita ai figli, non per vendere uova con dei manifesti licenziosi. Lascivia, lussuria, impudicizia, oscenità. Queste cose vi ispira la mia azienda? Ma no, guardate quella donna, prostitute per vendere le mie uova. Ve lo dico io quello che penso, che siete tutti degenerati. E che cambierò agenzia pubblicitaria. Un momento, signor Nerlinger. Lei sbaglia. Noi siamo tutti onesti padri di famiglia. Ah, non mi racconti storie, lei. Io sono vecchio, ma non sono ancora ramollito. Tutti onesti padri di famiglia, eh? Miss Alverson. Li ho fatti sorvegliare tutti, questi onesti padri di famiglia. Avete tutti la vostra cartella. Signor Blatchford, signor Reisner, signor Trilling, signor Baird. Signor Bowling, che si occupa direttamente della Nerlinger. Si fanno spesso viaggetti a Auckland, vero, signor Bowling? Da una certa signorina... Ma come si permette? Scritto qui! E nessuno di voi si salva. Libertinaggio e alcol, impurità e nefandezze. Ebbene, vi ringrazio. Noi sì che siamo onesti padri di famiglia nella mia azienda e non affidiamo la nostra pubblicità a un branco di debosciati, dissoluti e libertini. Andiamo! Signor Nerlinger, noi siamo gente ragionevole. Adesso che conosciamo i suoi gusti, guardi, noi possiamo cambiare tutto quanto. Era un'idea, ma ne possiamo trovare altre mille. Potremmo farla a disegni animati. Signor Nerlinger, noi siamo ragionevoli. Ci metta alla prova, adesso che lo sappiamo, noi... Non voglio che un Casanova si occupi della mia pubblicità. Ma signor Nerlinger, le daremo l'uomo che lei preferisce. La nostra organizzazione è piena di padri di famiglia esemplari, signor Nerlinger. Lei non distinguerebbe un padre di famiglia da un autotreno. Noi siamo ragionevoli, ci mette alla prova, no? Signor Nerlinger, è molto facile mettersi d'accordo con noi, signor Nerlinger. Signor Nerlinger, signor Nerlinger. Guardi, senta, signor Nerlinger, soltanto un'altra prova, solo... Ah, no, io non mi rassegno a questa mortificazione. Qui ci sono di mezzo 600.000 dollari e passa, quindi al lavoro. Tiratemi fuori l'uomo. Ci sarà almeno uno in tutta la nostra organizzazione che conduca una vita appena decente. Che sia un buon marito, un buon vicino,
un padre di famiglia di quelli di tutti i giorni. Sì? Cosa c'è, Bisse? Signor Vernier, ho preso una decisione. Vernier. Signor Vernier, ho preso una decisione. Fra una settimana saranno 6 anni che sono qui. Ho aspettato invano una promozione, ma mi accorgo che di questo passo io non farò mai carriera. Ne parli al capo del personale. Sì, ma la mia idea è diversa. Voglio parlare col signor Berg. Si sente bene, Bissell? Nessuno qui ha mai parlato direttamente al signor Berg di promozioni. Pronto? Ah, sì, sì, signore. Chi? È arrivato il signor Bissell. Fallo pure entrare, Gloria. Come si chiama? Sam. Come va, Sam? Salute, Sam. Come va la famiglia, Sam? Bene, grazie, signor. Sam, ho parlato di te al vecchio Arv. Al signor Beck. E di te, di tua moglie, delle tue bambine, delle anatre e di quei trespoli strani che fai tu, sai. È un passatempo che mi concedo ogni tanto. Meglio dei passatempi di certe mie conoscenze. Oh, Sam, perché non ti siedi? Prego, prego. Grazie, prego. Signor. Dunque, parliamo un po' di cose serie. Sam, questa nostra grande e florida azienda sarebbe niente se non fosse soprattutto un bel esempio di democraticità. Insomma, a noi piace aiutare i giovani a farsi una strada. E così, stamattina ho detto: ragazzi, noi dobbiamo trovare un giovane energico, irreprensibile nella vita privata, per metterlo a capo della pubblicità della Nerdlinger. E scommetto la testa che tu non indovini che abbiamo scelto. E chi? Signor Nerdlinger, le presento Sam Bisse. Piacere. Molto lieto. Fa un po' vedere al signor Nerdlinger le fotografie delle tue bambine, se... Ah, sì. Questa sarebbe Denise, Jenna, le anatre. Ah, le anatre. Oh, è fanatico degli animali, cani, gatti, anatre, conigli. E la sua vita è dedicata esclusivamente alla famiglia, oltre che alle anatre. Guardi, non tenti di prendermi in giro, lei, sa? Perché farò sorvegliare anche lui. Questo è l'articolo più genuino, signor Nerdlinger. Buon marito, buon cittadino, un padre di famiglia come ce ne sono pochi. Allora venga, Bissell, facciamo un piccolo giro di istruzione. Vai, vai. Vai, Sam. In media una mucca si munge in 5 minuti. Il latte passa attraverso quei tubi d'acciaio inossidabile, va ai recipienti per essere pastorizzato e imbottigliato senza il contatto della mano dell'uomo. Ora, ecco l'idea che dobbiamo dare, quella di una ditta seria che fornisce un prodotto puro al 100%. Non è che io voglia rubarle il mestiere, ma ho solo voluto illustrarle il concetto informatore dell'attività della mia azienda. Noi siamo gente semplice che produce e vende generi semplici, genuini, come appunto i polli, le uova, il latte. Semplicità, purezza, verità. E forse, signor Bissell, sarebbe sufficiente un grande affisso bianco con una scritta tutta a lettere d'oro: le uova Nerdlinger hanno i torli grandi. Ma è geniale! E nell'angolo, in alto a sinistra, la mia fotografia. Bene. Che ve ne pare? È l'idea pubblicitaria più brillante che abbia mai sentito. Magnifica! Stupenda! Grandiosa! E lei, signor Bissell, che ne pensa dell'idea? Francamente, a me non piace affatto. Insomma, di che stiamo parlando? Di latte, è vero? L'alimento più semplice e più naturale. E allora la pubblicità deve essere semplice e naturale come il prodotto a cui si riferisce. Bisogna abbandonare i soliti metodi magnificatori nel nostro caso, perché, insomma, chi compra i suoi prodotti? Le sue uova, il latte, i polli, signor Nerdlinger? Oddio, la gente. Appunto, la gente media, la gente che si vede per la strada. E per questo bisogna fare delle fotografie di gente media, di gente vera, non attori o modelle, e metterle sui suoi tabelloni con sopra scritto magari il signore e la signora, i signori Otcis o un altro nome qualunque, dicono che i prodotti Nerdlinger valgono. E nient'altro, basta. Ordini pure i bozzetti, Bert. Accetto l'idea al 100%. Avete sentito? Di fronte a tanta onestà, uno si sente sopraffatto. Idea formidabile. Questo è autentico genio. Potrebbe essere una svolta nella storia della pubblicità. Lei è il mio uomo. Arrivo il volo 127 Transworld Airlines da Rio de Janeiro.
Jen! Oh, che bellezza, non ci credo ancora. Dai, sono tanto contenta di vederti. Sei bellissima. Ma sei tu, sei bellissima, vero? Sì. E dove l'hai preso questo vestito? Che bello. L'ho comprato a Parigi, ma è dell'altra. A Parigi? Hai abitato a Parigi? Sì, poi ti racconto tutto. Adesso però prendiamo il bagaglio e poi mangiamo. Facciamo colazione insieme. Oh, benissimo, magnifica idea. Senti, io non ho mai capito come mai... Voici, mademoiselle, 53. Très fin, très rare. Je suis sûr que vous l'aimerez. Merci. C'est sûr. C'est bon, hein? Très bon. Ah, je suis content. Però che invidia mi fai, tutti i posti in cui sei stata, ma ti rendi conto che fortuna? Oh, io non mi lamento, io adoro questa vita. Te lo ricordi quello che dicevo in collegio? Ci sono delle donne nate per restare nubili. Beh, io sono un esempio, mi piace essere libera. Non che sposarsi non sia un bene per molte altre. A te, per esempio, ha fatto benissimo il matrimonio. Non so, io mi aspettavo di trovarti un po', diciamo, paffuta. Invece no, sei perfetta. Sai, mi è dispiaciuto tanto quando ho saputo che tu e Howard divorziavate. E anch'io mi aspettavo di rivederti diversa. Come? Con gli occhi cerchiati di blu per le troppe lacrime versate? Beh, in un certo senso. Io ti dico una cosa, Min. Tutte le donne dovrebbero sposarsi con Howard Ebbets almeno una volta. È come avere uno che ti cammina sui piedi. Oh, si sta così bene quando la smette. Averlo piantato è la cosa più bella che mi sia capitata. E poi è servito a ridarmi fede nel divorzio. Però vedendo te così felice, così contenta... Beh, non so più. Quando conoscerai Sam capirai. Grazie, Earl, ciao. Vorrei vedere la faccia di Min quando glielo dici. Grazie ancora, eh. Mi raccomando il latte, eh. Sì, a domani. Ciao. Amore, indovina. Dove sei? Min? Tesoro? Tesoro? Min! Fiori per te, non dire che sono pazzo, dobbiamo festeggiare, mi è successa una cosa meravigliosa, incredibile. Sono andato in ufficio e avevo deciso di chi... Devi essere Sam. Sono l'amica di Min, Janet. Janet Lagerlof. Ma molto lieto, signora Lagerlof. Ah sì, però Lagerlof è soltanto il mio nome da ragazza. E finché il divorzio non sarà definitivo, sono sempre la signora Ebbets, capisci? Ah, molto lieto, signora Ebbets. Piacere di vederla. Il piacere è tutto mio. Senta, non vorrei interrompere la sua doccia. Ha bisogno di qualche cosa, che so, no, sapone. No, grazie, ho tutto qui. Asciugamano. No, no. Non faccia complimenti, eh. Grazie. Oh, povero me. Ciao, Min. È terribile. Ciao, caro. Non sapevo che eri tornato. Non mi sono mai vergognato tanto. Ho fatto una figura orribile con la tua amica nella doccia. Nella doccia? Sì, nella doccia. Ma che cosa ci fa qui in casa? Vabbè, Sam, l'ho invitata io. Andiamo, non fare così. Volevo che ti conoscesse. Sì, ma il fatto è che... È mia ospite. Ah, oh, Janet, credo che ormai non ci sia bisogno di presentarvi. No. Comunque, ecco mio marito Sam e la mia amica Janet. Ci siamo già visti, io sono proprio mortificato. Ma per carità, è così divertente. Ma te le porta tutte le sere queste splendide rose? Per me? No, sì, perché c'è una ragione speciale. Quale? Cerco di dirlo a qualcuno da quando sono tornato. Min, davanti a te c'è il nuovo dirigente incaricato della pubblicità della Nerdlinger. Oh, sì, io. Sam. Già. Oh, non posso crederci, che ho cosa ho preso magnifica. Lo champagne per brindare. Sì, ma di che cosa si tratta esattamente? Oh, è un posto importante. La pubblicità di quella ditta dipende tutta da lui. Ma senti, ma com'è successo questo? Beh, ecco, io volevo chiedere un aumento. E prima ancora che potessi aprire bocca, il signor Berk mi ha dato il posto. Io credo, ma non lo so. Sai, Nerdlinger è un tipo strano, si vede che gli sono piaciuto. Ed Earl lo sa? Se lo sa, è uscito di strada 5 volte mentre tornavamo. Voleva vedere la tua faccia quando te lo dicevo. Ha detto, salve. Salute. Ai miei carissimi amici, alla loro bella casa e alla promozione di sé. Congratulazioni, caro. Grazie, caro. Buono. Sentite, mi è venuta un'idea. Vogliamo pranzare fuori per festeggiare l'avvenimento? Sì. Benissimo, vestitevi che io poi mi faccio la barba. Sì, va bene. La doccia è libera se vuoi, vengo subito. Io tengo compagnia a Sam, eh? Sam?
Dove sei? Qui fuori. Ah. Oh, Sam! Eh? Oh, ti piace? È una meraviglia! Ma che portento! Quanta immaginazione! Quello e quello! Oh, Sam, ma sai che è addirittura meglio di Jean Tinguely a Parigi, lo conosci? Oh, comunque grazie. Insomma, tu sei un genio. Beh, adesso... Un autentico genio. Sono solo un pasticcione creativo. Ma che pasticcione? Questo è un gioiello. Grazie, lo vuoi vedere in moto? Ah, sì! Aspetta un momento che devo dare una stretta qui. Va bene. Oh, Sam, come siete cari. Che bellezza essere vicini di casa. Vicini di casa? Come sarebbe? Ah, non lo sai. Cosa? Ma come, non te l'ha detto? No. Prendo quella casa, ho già fatto il contratto. Quella di Goodson? Sì. Ma senti, io starò un po' qui a San Francisco. E poi fra me e Mina avevamo bevuto due bottiglie di vino e ci è sembrata un'ottima idea. E beh, ci sembra ancora. A me pare che sia un'idea magnifica. Allora dobbiamo festeggiare due cose. Sì. Il nuovo posto e la nuova vicina. I miei nuovi vicini. Grazie. Sei pronta? Sì, sì. Incrocia le dita. Bello, eh? Bello, vita è meravigliosa. A te. Veniamoci un po' più spesso qui. Ancora vino? Eh? Ancora ah, sì, vino? Come no? Dove ero rimasti? Sentite, io ho fatto un'altra pensata. Stasera Janet viene a dormire da noi. Così sarà sul posto domani quando le arriva la roba. Bellissima, no? Pensata. Senti, Janet, se hai bisogno di mobilio, io ho le cose più straordinarie. Guarda che Janet ha ereditato un sacco di mobilio dal nonno. Sì, è morto il mese scorso mio nonno. E io sono la parente più prossima. Così ho ereditato tutto un enorme, orribile appartamento pieno di pasticci di tutti i generi. E sono appunto venuta a San Francisco per prendere possesso di questa roba. Sai, se ti ha lasciato soldi? No, ma lo saprò domani. Domani vengono da me gli avvocati. Ma noi non siamo qui per parlare di avvocati. Parliamo del nostro nuovo dirigente amministrativo. A me? Io mi sto divertendo. Ehi, cameriere. Comandi. Ce ne porta un'altra bottiglia? Ma certamente. Grazie. Sam, non sarebbe il caso di mangiare qualcosa? Sì, un altro goccetto solo, eh. Va bene. Brava. Salute. Salve. Salve. E allora ho detto al signor Nedley che gli faccio... Nedley, sì, no, gli faccio... Io sono un padre di famiglia e voglio tanto bene alla mia mogliettina e voglio bene alle mie figliolette e voglio bene alle mie nitrette e anche ai miei vicinini. E voglio anche bene alla mia nuova vicinina. Bonjour! Bonsoir! E gli dico, signor Nedlinger, l'alimento più semplice e naturale del mondo è lo champagne, no, è il latte. Insomma, il buon, autentico, onesto, puro latte americano. Sam, io muoio di fame. Andiamo a mangiare adesso, no? Che cosa meravigliosa sarebbe se i giovani d'oggigiorno potessero prendere esempio da me, di buon vivere. Adesso vado in cerca dei giovani e gli parlo del buon vivere e di quanta soddisfazione dà. Sam! Lo sai anche tu, no? Oh, Janet, è meglio che lo portiamo via di qui. Scusate, io vorrei dirvi qualcosa sul buon vivere. Quando avevo la vostra età, se qualcuno mi avesse detto... che... Ma aspetta, andiamo, un po', caro. Voglio parlargli, sono dei bravi ragazzi, non vergognatevi di essere bravi ragazzi. Io sono fiero di voi, dal primo all'ultimo, e vi ripeto che quando uno è... Senti, e tutti quelli che dicono che il buon vivere non è una cosa divertente sono... Io tasche non ne ho, sei certa che non le abbia date a te? Se qui c'è qualcuno dell'Ohio, per favore alzi la mano e dica presente. Sam! Io sono sicura che lei è lui. Ah, eccole. Ah, chiaro, eccole qua. Ma lo potevate dire subito, Sam, no? Dove sarà la macchina? Ah, io ho visto che andava un po' avanti e poi girava dentro. Ti sei fatto male? Oh, Sam! Ma che gli avete fatto? Che disastro! Non ti faccio stare tanto, non niente, caro! Sono dal letto, no? Questo onesto padre di famiglia tutto dedito ai figli, poveri noi!
Le dispiace mettere questo sulla tavola? Grazie. Buongiorno, Sam. Che bella serata è stata. Sì, c'è me. Buongiorno, amore. Come ti senti? Che è successo ieri sera? Che un certo padre di famiglia è rotolato giù per le scale del Fairmont Hotel ieri sera, ubriaco fradicio. Oh. Uno spettacolo edificante. Oh, no. Sì. Sul serio. Janet, ciao, tesoro. Sam, tieni, scusa. Ciao, Mel. Ciao, come stai? Che piacere vederti. I miei soci, piacere. Avvocato White, avvocato Austin. Piacere, i miei amici, il signor Bissell e la signora Bissell, e l'avvocato di mio nonno, avvocato Meller. Piacere, permesso. Mamma mia, quanto da fare. Noi eravamo venuti a parlarti. È un inferno. Proposito... Perché non li porti a casa nostra, Janet? Lì state tranquilli, vi preparo un caffè. Per me subito. Da questa parte. Aspetta, prego. Che poso questo. Con questo pacchetto azionario e con quello della fabbrica di birra di Seattle, il totale si alza ancora parecchio. E se aggiungiamo le proprietà immobiliari di Fresno, si arriva... Dov'è quell'appunto, vai? Lo io, avvocato. Eccolo. Grazie. Il patrimonio si aggira intorno ai 15 milioni di dollari. Cosa? Cioè, 15 milioni? Oh, ma sei una milionaria! È l'unica milionaria che io abbia mai conosciuto. Oh, io non posso crederci. Ma è sicuro? Il nonno viveva così semplicemente in quella orribile casa. Tuo nonno era una persona molto posata e prudente e non amava le stravaganze. Fra tutti i parenti che aveva, la più vicina sei tu. Ci sono naturalmente i tuoi cugini Irene Krupp e Jack Bailey, i quali a proposito sono già venuti a informarsi sul testamento, ma non ci saranno difficoltà, a patto che tu ti riconcili con Howard, naturalmente. Mi riconcilio con chi? Nel testamento c'è una clausola secondo la quale l'eredità verrà a te solo e soltanto se il tuo matrimonio sarà in vigore a tutti gli effetti. Quindi basterà rintracciare suo marito? Il mio ex marito. Ed effettuare la riconciliazione? Mai, per tutto l'oro del mondo. Se ben ricordo, Janet, il divorzio è stato fatto 6 mesi fa e secondo la legge della California sarà definitivo fra altri 6 mesi. E quindi io credo che possiamo ritenerti ancora legalmente sposata. Voi che ne pensate? Beh, veramente... È che non stanno insieme. La condizione coniugale non è perfetta. Però non si può affermare che non siano sposati. Questo sì. Questo sì. Allora noi procederemo alla voltura. Secondo la legge, Janet è ancora sposata, a meno che qualcuno non faccia eccezione sostenendo che non vive insieme al marito. Sì, avvocato, ma se qualcuno scoprisse che non vive col marito, potrebbe impugnare il testamento. Ma chi può fare una cosa simile? Quando ci sono 15 milioni di dollari di mezzo, i parenti vengono fuori come i funghi. Ah, tu vuoi dire Irene e Jack? Per l'appunto. Beh, ma loro come fanno a sapere che io ho divorziato? Esistono anche i detective privati, signora. Beh, non anticipiamo i tempi. Se nessuno tira fuori la questione del divorzio, dovrebbe andare tutto liscio. Il patrimonio è legalmente tuo e quindi io farei in modo che tu ne venga il più presto in possesso. Piacere di averla conosciuta. Molto lieta. Arrivederla, signor Bissell. Coraggio, Janet. Non ti preoccupare, vedrai che tutto andrà per il meglio. Sei in buone Grazie, mani. Grazie, Mel. Quindici milioni. Ma uno che cosa se ne fa di tanti soldi? Sentite, non posso pensare ai soldi adesso. Devo sistemare la casa, ma guardate che inferno. Beh, questo è vero, aiutiamola a mettere a posto la casa. Io vado a prendervi il caffè. Voi incominciate, va bene? Questo è in camera da letto. Grazie. Ciao, cara. Ciao, Janet.
Oh, ma che piacere rivederti. Oh, cara cugina, caro cugino, ma che bella sorpresa. Non ti disturbiamo, no? No, tutt'altro. Questi sono i mobili del povero zio Otto, vero? Sono tanto contenta che li abbia tu, che gli volevi tanto bene. Oh, era la sua poltrona. Mi ricordo che era seduto su questa poltrona quando è morto. Andiamo, andiamo, non devi piangere, Irene. Mi posso sedere? Ma certamente, prego. Dove? Scusate questo disordine, ma ecco, siediti pure lì. Sai che abbiamo sbagliato strada 4 volte? Sì, lo so, è un po' difficile trovare la casa. Ero andato a sinistra invece che a destra. Ma non ti abbiamo disturbato, no, vero? Non mi disturbate, siediti, Jack. Volevamo solo farti le nostre condoglianze. Oh, povero, che immensa perdita. Oh, io poi gli volevo bene come se fosse mio padre. Buono come un pezzo di pane. Speravamo che ci fosse Howard. Non l'abbiamo mai visto, sai? Sì, già, ma purtroppo non... Ehi, Janet, senti, dove li devo mettere questi... Asciugamani. Senti, caro, ti prego, vieni qui un momento. Tu non conosci i miei cugini, no? No. Irene Krupp e Jack Bailey, mio marito Howard. I parenti dei quali avevamo parlato, ti ricordi, tesoro? Oh. Finalmente Howard ci si conosce dopo tanti anni. Carissimo Howard. E così sei il fortunato che si è preso Janet. Prego, sedete. Scusate questa confusione, ma è che abbiamo appena traslocato, ovvero caro? Abbiamo appena traslocato, non è vero, cara? Beh, si capisce. Ma che bella casa sarebbe. Sì, a tanti piace questo tipo di casa moderna, con tutte queste... Beh, la casa importa poco. L'importante è stare insieme, non è vero, cara? Ah, sì, caro. A patto di stare insieme, il resto non conta. Ah, Min, cara, grazie tante. I nostri parenti di cui ti avevamo parlato, ricordi? Vi presento una mia buona vicina di casa, Min Bissell, Irene Krupp e Jack Bailey. Molto lieta. Sai, Min, stavamo proprio dicendo che siamo felici dovunque, io e Howard. L'importante è stare insieme. Tu e Howard? Già, non è così, caro? Ah, sì, proprio così. Comunque è una gran fortuna per noi avere dei vicini come Min e quel simpaticone di suo marito. Ma che gentile. Oh, no, io dico sul serio, uno degli uomini più in gamba che conosca. Un uomo d'eccezione, suo marito. Sul serio, signora Bissell. Vogliono un caffè? Oh, no, grazie. Lei è molto gentile, cara, ma noi dobbiamo andare. Una piccola visita di condoglianze. Non vorremmo avervi disturbato. No, ma ci dovete venire a trovare, però. Ci avete fatto tanto piacere. Adesso che stiamo a San Francisco ci vedremo spesso, Sì, certo. E pensare che meno di 25 anni fa questa parte della contea era completamente deserta. Non deve essere comodo, però, vivere così lontano dal centro. No, ma veramente nessuno vuole un po' di caffè? No, grazie. Arrivederla, signora. Mi ha fatto piacere conoscerla. Beh, sai, io abito qui accanto. Arrivederla. Mi ciao. Saluti sempre. Allora, ciao, cara. Sono tanto contenta di vedervi felici. Ciao, Irene. E a presto, Howard, i miei complimenti. Grazie, Jack. Arrivederci, Howard. Ciao. Ciao. Piacere, ciao. Piacere di avervi. Qui finiamo tutti in prigione. Sei stato un asso. Io non so come ringraziarti. Di niente, però devono conoscere la clausola. Per questo sono venuti. Ah, certamente, l'ho capito appena li ho visti. Sì. Però gliel'abbiamo fatta, Abbiamo recitato la parte a meraviglia. Sei stato grande. Sì? Salve, sono io. Oh, Min. E Min, siete stati magnifici. Ma siamo ancora nei guai perché sono qui davanti, nella macchina. Ah, Sam, dice Min che sono ancora qui davanti. Cosa? Ma è vero, è io che devo andare in ufficio, adesso come faccio? Che cosa ha detto? Ha detto che lui deve andare in ufficio ed è ancora qui in pigiama. Non può certo venire a vestirsi qui. Vieni tu che ti do tutta la roba che gli serve. Ah, sì, va bene, è una buona idea. Sam, Mina ha avuto un'idea. Adesso vado da lei e ti porto i tuoi vestiti. Non preoccuparti. Sì. Anche il rasoio! Min dice che è meglio che ti ci porti io in ufficio. Così pare anche più regolare, capisci? Sì. A che ora ci devi essere? Oh, signore, adesso! Il mio primo giorno da dirigente, arrivo tardi. Non ci pensare, facciamo presto. E tiro fuori la macchina intanto.
i calzini. Non mi ha messo i calzini. Ci mancano i calzini. Neanche fatto la barba. Shh, guarda che sono qui di fronte. Parla a bassa voce e sorridi. Seguiamoli. Perché? Per 15 milioni di ragioni. Seguili, coraggio. Sam, per favore, mettila dietro. Non, cosa? Non ti voltare. Basta che guardi nello specchietto. Non è quella la macchina? Ci hanno seguito. Buongiorno, buongiorno. Buongiorno. Lei ricorda i miei ragazzi, signor Nerdlinger? Buongiorno. Signor Nerdlinger, le presento Richard Tarragon, il signor Nerdlinger, il miglior fotografo sulla piazza, e farà delle fotografie fantastiche per i suoi tabelloni. Io non voglio fotografie fantastiche, io voglio fotografie comunissime, di gente comunissima, come ha detto Bissell. Sentite Bissell, è lui che vi dirà come si deve fare. Non dubiti, signor Nerdlinger. Eccolo qui, il nostro ragazzo prodigio, signor Nerdlinger. Janet, sono fermi qui dietro a noi. Sarebbe meglio continuare la commedia per un altro po', eh? Ciao, tesoro! Ma guardi che delizioso quadretto di amore coniugale. A me dispiace tutto questo, Sam. Bisogna subire. Salute, Sam! Oh, Sam, ti dispiacerebbe venire un momento? Il signor Nerdlinger vorrebbe conoscere tua moglie. Ah, vorrebbe conoscere... Cosa? Che c'è? Ah, è il mio capo col cliente, adesso come me la cavo? Ah, ma è semplicissimo, digli la verità, che sono una tua vicina di casa. Salve! Salve! Già, ma gli onesti padri di famiglia come me non vanno in giro facendo l'amore con le vicine di casa, in genere. Buongiorno, buongiorno, bravi figliuoli. Buongiorno. Io non credo di aver avuto il piacere di... Scusa, cara, il signor Berke. Signor Berke, la le presento... La sua consorte, fortunatissimo. Permetta che l'aiuti. Attenta al marciapiede. Lei non sa quanto il suo Sam è considerato nella nostra azienda. Oh, le vorrei far conoscere il signor Nerdlinger. Un cliente difficile. Solo Sam riesce ad ammansirlo. Davvero? Dovresti raderti un po' più a fondo, Sam. L'aspetto conta. Signora Bissell, le presento il signor Nerdlinger. Buongiorno, signor Nerdlinger. Buongiorno, signora. Piacere di conoscerla. Buongiorno, Sam. Buongiorno, signore. Sonny, salve. Buongiorno, buongiorno Sam. Buongiorno. Volevo chiedervi se potremmo avere il piacere di avervi a pranzo da noi stasera. Mia moglie vi vorrebbe conoscere. Oh, grazie. Telefono a casa mia moglie per sapere se ha altri impegni. A casa? Ma che sta dicendo? Ma certo, noi veniamo molto volentieri. Non è vero, Sam? Vabbè, certo. Verso le 8 allora, eh? Ah, Sam, noi ci cambiamo la sera per andare a pranzo, smoking. Lieto d'averla conosciuta. È stato un grande piacere per me. Il piacere è stato mio. Arrivederla. Arrivederci. Oh, si ricordi, gente comunissima. Bene. Gente di ogni giorno. Bene. Buongiorno, signora. Arrivederci. Arrivederla. Qui la cosa si sta ingrossando. Non ti pare... Arrivederci, tesoro. Arrivederci, signori. È stato un piacere. Salve. Arrivederci. Ciao, amore. Sei fortunato, Sam. Buongiorno, signor Berke. Ah, buongiorno. Salve, ragazzi. Ti dispiacerebbe dirmi chi era quella pollastra? Bell'effetto artistico. Tale quale a quello dell'altra parte. Eccellente, eccellente. Bell'effetto artistico. Ah, sì, veramente. Tale quale a quello dell'altra volta. Ah, eccellente, eccellente. Ma perché non lascia fare a me? Chi era quel bocconcino che baciavi per la strada? Ma come? No, 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 io dico che quello che ci vuole è... Ho detto in bianco. Buongiorno, signor Berke. Buongiorno, signor Molly. Buongiorno, signor Bissell. Me lo vuoi dire sì o no? Salve. Dopo. Ma come sarebbe dopo? Aspetta, Sam, ma è molto semplice. Buongiorno, signor Bissell. Buongiorno, signor Trini. Buongiorno. È semplicissimo, poi ti spiego, ma non qui. Per favore, qui non... Ma
Cosa sono tutti questi misteri? Sapessi, mi sono messo in un grosso fastidio. Ne sono convinto. Ma è la migliore amica di Min. Ah, l'amica migliore. Già. Silenzio, smettere di parlare laggiù. Silenzio. Possiamo andare, sì? Grazie, avanti. Incominciamo dalla battuta. Allora, mi spieghi sì o no? Uno, due, uno, due. By the hour, by the day, by the way, by any way, just as hurts. But you in the driver's seat. Vi sentirete anche voi al posto di guida? No, no, no! Ferma tutto, ferma tutto! Allora non hanno capito lo spirito. Al posto di guida, imbecille! Ma se mi hanno messo i fili più corti! Possibile che non riescano mai a... senti, ti decidi a spiegarmi. Ma sì, è l'amica migliore di Min. E Min è al corrente, capisci? Sam, ragazzo mio, che ci fai qui? Vieni, ti abbiamo preparato una bella sorpresa. Vieni, vieni, Sam. Dopo ti spiego. Avanti, avanti, vieni, Sam. Ragazze... Adesso non montarti la testa. Questo è per dimostrarti la nostra gratitudine per averci ammansito e consegnato il signor Nerdlinger. Che te ne pare, Sam? Complimenti, Sam. Sempre più in alto. Tanti auguri, Sam. Congratulazioni. Grazie. Entra pure, il tuo ufficio. Che te ne pare, Sam? Soddisfatto? Grazie. Avanti, avanti, siediti, siediti, è tutta tua. Fuma, fuma pure, Sam. Sigari da dirigente. Hai capito che trattamento? Avanti, metti i piedi sul tavolo, Sam. Se no che dirigente sei? Sul tavolo, coraggio! Non hai i calzini, Sam. È difficile spiegare, sa. Io non... No, non importa, io... Non importa che tu mi spieghi, mi rendo conto. So quanto è difficile far tornare i conti quando si ha sulle spalle una famiglia, ma ormai sono cose passate. Ti aspetta un aumento di stipendio molto sostanzioso a cominciare dalla data di oggi. Okay, grazie. Ah, allora, ragazzi, torniamo subito al lavoro. Ancora sì. Complimenti, Sam. Ma, complimenti, Sam. Auguri. E sotto con la pubblicità di Nerling. Chi l'avrebbe detto, Grazie. Congratulazioni, signor Bissell, per la promozione. Grazie, Marcia. Mi hanno assegnato a lei. Ah, benissimo. Ha bisogno di niente? Sì, dovrebbe chiamare mia moglie al telefono, se non le dispiace. Grazie. Sì? C'è la signora sulla linea 1. Grazie. Tesoro? Oh, scusi, signor Berke. No, quello è il dittografo. Sua moglie è al telefono. Linea 1. Grazie. Pronto? Ciao, cara. Chi era chi? Oh, era la mia segretaria. La mia nuova segretaria. Ho una segretaria. Ho avuto l'aumento e ho un ufficio mio. E c'è perfino la finestra. Non manca niente. Cosa? Se usciamo stasera? Sì, ecco, volevo appunto dirti una cosa strana che mi è successa. Sono certo che capirai. Sì, ti metterai a ridere quando saprai. Capisco perché non mi hai detto subito la verità. Ma cara, aspetta, io te l'ho già detto, ma è che tu non conosci Nerdlinger. È uno strano tipo, ha la fissazione della fedeltà coniugale. Va bene, basta così. E non capirebbe mai una tua amica giovane e bella che mi baciasse così. Questa è Janet. E, insomma, devi cercare di ragionare, sennò come ma si fa? Ma io cerco di ragionare ed è proprio per questo che non riesco a capire come hai fatto a metterti in questa posizione assurda. Ma senti, amore, se tu... Va bene, io cerco di essere ragionevole senza riuscirci, ma ci sto provando. Salve. Min, io sono mortificata di tutto questo. Non t'avrei mai fatto una cosa simile, nemmeno per un milione di dollari. Mentre invece per 15 milioni... Oh, Min. No, scusami, ti ho detto una cosa cattiva. Va benissimo, divertitevi. E andate, se no fate tardi. Sì, andiamo. Ciao, io. Va bene. Torniamo presto, cara. Veniamo via appena possibile, eh? Ciao. Siete bellissimi tutti e due. Sì. Ciao. Ciao. Divertitevi, eh? Thank you.
Il mio circolo ha incominciato una campagna contro le pubblicazioni oscene che infestano le nostre librerie e persino i chioschi dei giornalai e tutti gli angoli delle strade. Vorrei tanto che sua moglie venisse giovedì prossimo alla nostra seduta per la distruzione dei libri rastrellati. Ah, verrebbe con entusiasmo, signora Nerlinger, ma purtroppo tutti i giovedì alla tombola alla parrocchia. Io sono molto contrario al giuoco. Ma giuocano a fagioli? Oh, allora è tutto diverso. Ci vogliono delle basi morali sulle quali fondare la propria vita. Sia mia moglie che io deploriamo il libertinaggio al quale tanti uomini si abbandonano. Ah, sì, anche se è meglio. Lei non ha idea della degenerazione che dilaga in certi ambienti di una società che si crede perfetta. Ma la provvidenza punirà i paraninfi e i dissoluti. I loro giorni sono contati, Isaia, versetto 6. Amen. Apro da me, Sam, grazie. A domani, Va bene. Buonanotte. Buonanotte, Jenny. Che c'è? Dove sono? Shh, sono io, Janet. Ma che c'è? Shh, non accendete la luce. Ma io non vedo niente. Sam! Aspetta che accendo. Shh, no! Non puoi accendere la luce. C'è un furgone avanti a casa vostra, è lì da 3 ore. Venite a vedere. C'è un furgone. Venite a vedere, su, venite. Ed eccoci qua, in piena notte, che andiamo a vedere un furgone. L'avete visto? Che avevo detto? Va bene, è un furgone, sarà uno che fa l'amore con la ragazza. Non in una strada privata. Arrivi a leggere cosa c'è scritto. Sì, dice Brookfield, servizio assistenza aspirapolvere. Brookfield... Ma non esiste questo servizio assistenza Brookfield. Lo sapevo, è certamente un detective privato. L'avvocato mi aveva avvertito. Un bel guaio però questa storia. Sì, ma anche se lo è, che cosa vuoi che veda da dentro un furgone? Ah, te lo dico subito. Prima di tutto potrei vedere se domani mattina mio marito esce o no dalla porta di casa mia. Ah, no, adesso basta, eh? Ma Sam, abbiamo fatto tanto, non possiamo mollare adesso. Ma è quasi giorno ormai, e se c'è qualcuno in quel furgone mi vede quando cerco da attraversare, no? Questo è vero. Ah, un momento. Ma sicuro, c'è un modo molto semplice per portare Sam a casa tua senza che lo vedano. Che vuoi fare? Spararmi col cannone? Ma va là, che non ce l'abbiamo nemmeno il cannone. La mia idea è molto più semplice. Io mi rifiuto di mettermi dentro questa cesta. Via, via di qui. Non mi mollate. Quanto pesa. Vattene, scimunito. Via. Ma non ci siamo ancora? No, stiamo ancora stendendo i panni. Sbrigatevi, accidenti al demonio! No, via, Barney! Ma via, via! Beh, questo era il modo semplicissimo di farmi arrivare fin qui, eh? Vieni, non scordarti i calzini. Grazie del consiglio. Prendi le scarpe. Voi pensate quello che vi pare, ma questa è la situazione più ridicola in cui io mi sia mai trovato.
Salve, Joe. Salve, Harry. Come te la passi? Non c'è male. Buongiorno, Palma. Buongiorno, Ray. Buongiorno, buongiorno signora. Buongiorno, signor Abbott. Jen. Ah, ciao, cara. Signora Bissell. Anche oggi senza calze. Shh, ci sta osservando, non te lo senti? Come andiamo, Tarragon? Oh, faccio delle fotografie magnifiche, signor Berg, sensazionali. No, no, aspetta. Merlinger non vuole cose sensazionali, lui vuole solo gente normale, Henry. Oh, ho capito. Eccola qui, una copia normale, allora. Ma no, 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 Tarragon, no. Sono troppo normali. Gente dall'aspetto integro vogliamo, cittadini sani moralmente e fisicamente. Ecco. Eccoli là. Eccola là, la classica, genuina coppia di coniugi americani. Ma quello è il signor Bissell, non è mica corretto. Perché? Perché un nostro impiegato, e che differenza fa? Quelli sono il marito e moglie, più marito e moglie di tutti. Non discutere, fa le fotografie e poi portamele. Senti, fra te e Min, avete fatto tanto per me che anch'io vorrei fare qualcosa per voi. Fare che cosa? Appena sarò in possesso dell'eredità, ho deciso di darvi $1,000,000. Cos'è che fai? Ho detto che vi do $1,000,000. Tu vorresti... Se non fosse per voi due, me li sarei già persi quei $15,000,000, questo è certo. No, qualsiasi discussione è inutile. E poi io ho già sistemato tutto. Eh? Ho appuntamento fra poco nello studio dell'avvocato per firmare le carte. Sì, ma io non so cosa dire. Non dire niente allora. Se teniamo duro ancora per qualche giorno, diventiamo tutti milionari. A stasera, eh? No, non mi piace per niente. E questa allora? Ma che, non vanno. Questa è magnifica. Terribile, qui. Terribile. Vi dico che sono tutte quante terribili. Non ce n'è una che dia l'idea della genuinità del prodotto. Non è vero, Sam? Che c'è? Ti dispiace spiegare a queste emerite teste di pipa per la milionesima volta che tipo di gente vogliamo vedere su questi benedetti manifesti? Semplici, genuini, comunissimi milionari. Cosa? Persone, gente comune, normale. Avete sentito? Grazie, Seb. Di niente. Beh, cercheremo di fare quello che vuole lei. La signora Ebbets non è in casa. Salve. Le serve qualcosa? Può darsi. Chi è lei? Non se ne occupi, sono una vicina di casa. Molto lieto. Mi sa dire quando sarà di ritorno? Non so, è andata in città insieme al marito. Il marito? Sì, il marito. Vivono qui insieme come tutti i coniugi di questo mondo. Senta, signora, io non so chi sia questo tale di cui lei parla, ma non è certo il marito. E invece è il marito. E se lei non se ne va subito da questa casa, io telefono alla polizia. Si calmi, signora, si calmi. Me ne va. Posso pregarla di fare un'ambasciata a questa coppia esemplare? Dica loro che tornerò stasera. Tornerò a sistemarli tutti e due. Oh, Sam, meno male che mi hai chiamato, caro, ci sono delle novità. Ma scherzi? Ha tentato di entrare qui? Ma che tipo era? Che succede? Dice che quel detective ha tentato di entrare qui in casa. Ha detto che non siamo sposati e che torna stasera a sistemarci. Oh, Sam, io ho sì, paura. Senti, Janet ha paura. Allora, guarda, io vengo appena si fa scuro. Adesso scusami, ma penso un po' a mia moglie. È mio dovere, no?
A tua che? In apparenza, tesoro, in apparenza. Vengo appena si fa buio, eh? Sam, io ho paura. Che facciamo se quello no, si non presenta? Non devi temere, ci sono io per difendere. Ma se hai detto che vai da Minna appena sì, fa buio. Sì, ma solo per salutarla, poi torno. Sam, a me dispiace tanto disturbarti, ma... tu non potresti stare con me stanotte? Forse è meglio. Grazie, sei un tesoro. Ora vediamo, ci sono ancora un paio d'ore di luce. Perché non troviamo un modo ad ammazzare il tempo? Tu che cosa fai quando torni a casa dall'ufficio? Min in genere mi fa un martini. Va bene, allora ti faccio un martini. Mettiti comodo, eh? Dovresti ballare vicino a me. Oh no, questo si può ballare a coppie, da soli, come si vuole. E va bene. Ma che fai? Bistecche cia-cia-cia. Bistecche al cia-cia-cia. Un altro po' di carne? Oh, no. Un po' di patate, piselli? Sono a posto, era buonissimo, grazie. Sam, Min, che ora sarà? Sono le 9. Oh. Scusami. Sta attento. Sì. Grazie del pranzo, ci vediamo più tardi. Va bene. Tesoro? Ciao. Devi scusarmi. Sai, ho dovuto aspettare che facesse buio. Era buio pesto alle 8:18. Si può sapere che avete fatto fino a quest'ora? Abbiamo cercato di ammazzare il tempo e non è facile, sai. Io e Janet non abbiamo granché in comune. Ma ho sentito la musica. Certo, per non morire di noia, lei ha messo su qualche disco e poi ha cominciato a cucinare. Cucinare? Sì. Oh, Sam, non mi dire che hai già mangiato con la sorpresa che ti ho preparato. Ma è lei che ha mangiato, ha cucinato per sé, io sto morendo di fame. Meno male, caro. Siediti, sì. Incomincio con questo. Un po' bruciatine. Sono rimaste nel forno per più di un'ora. Il tuo piatto preferito. Un bel pasticcio di maccheroni. Wow! Con un bello strato di mozzarella sopra. Come piace a te, no? Che bello. Bello, 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 bello. Bello, 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 bello. La crosta, che ti piace tanto. Bello, 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 bello. Beh, adesso basta. Sicuro non ne vuoi un altro po'? Sicurissimo. Rovineremmo tutto. Tu dici che possiamo prenderlo? Cosa? Il milione di dollari che Janet ci vuole dare. Insomma, non ti pare un po' strano? Beh, per un milione di dollari. Lei ne ha 15 di milioni. Che gli fa? Sì, ma vedi, noi ce ne stiamo qui nella nostra cucina a mangiare e tutto a un tratto... Ecco un milione di dollari. Sì, ma è lei che l'ha detto. E l'avvocato dice che è perfettamente regolare. E in fondo noi la stiamo aiutando, se no lei perderebbe tutto. E io non è che sia suo marito sul no, serio, che non è solo parvenza. E penso alle cose che abbiamo tanto desiderato, il visore per te. Sì. Beh, è troppo incredibile, non riesco a convincermene. Cara, il pasticcio era magnifico. Grazie. Scusa, caro.
Pronto? Ciao, Janet. Sì, va bene, te lo mando subito. Ciao. E Janet dice che ha ancora paura. Qui c'è lo spazzolino da denti e il rasoio, i calzini e una camicia. Però senti, amore, se viene quel tale, sta attento, non fare a pugni. Ah, io non ho paura. Lo so, però sii prudente. Buonanotte, cara. Però è terribile questo. Io ti sto dando il bacio della buonanotte e tu te ne vai a dormire con un'altra donna. Una donna molto attraente. Sta attento. T'ho detto che quest'uomo non mi fa paura. Ma io stavo parlando di lei. Ma andiamo, la tua migliore amica. Sì, hai ragione, perdona. Andiamo. Buonanotte, ti amo, cara. Anch'io. Buonanotte. E guarda di non dormire sulla sinistra, se non russi. Va bene, ciao. Ciao, Min. Grazie. Ciao. Cos'è che hai detto? Niente, scusa. Niente. Chiudi a chiave. Sam, il letto te l'ho preparato qui. Ti va bene così? Benissimo, grazie. Ma che cosa facciamo se arriva? Oh, non ti preoccupare, è per questo che sono qui, no? Va bene. Questo è uno dei pigiama di mio marito e gli asciugamani. Il bagno è quello lì. Qualunque cosa ti serva, fai pure, eh? Grazie. E grazie, grazie ancora. Sei l'uomo più caro che io conosca. Buonanotte e sogni d'oro. Buonanotte, grazie. E grazie che il matrimonio è fallito. Sta attento, mi dicevo. Ma insomma, è un affronto. Sta attento. Lo sanno tutti che tipo di uomo sono. Un padre di famiglia esemplare come me. Chissà perché non ha chiuso la porta. Capisci queste cose. Statene giù e fai il bravo. Riesci a dormire, vero? No. E non so che cos'è, Sam. Non lo sai? No. Io sì. Oh. E tu anche. No, Sam, io non lo so, io... Sì. No, sei mia, no, Sam, sei no. mia. Non lo no, capisci? Sam, sei mia. No, no. Sei mia. Non ho fatto niente, zitto. Non ho fatto niente! Non ho fatto niente! Sam, non ho fatto niente! Punto sei arrivato! Non ho fatto niente! Non ho fatto niente!
demonio! No! No, no! Non è vero. Io sono un bravo e onesto padre di famiglia. Oh. Quella è magari dirà che trema perché ha paura che io la violenti. Oh, no, 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 no. Adesso ci vado. Ci vado un momento e le dico che io non le farei mai una cosa simile, che può stare sicurissima. Janet, Janet, senti, volevo dirti che io non lo farei mai di venire qui nel cuore della notte per approfittare della situazione. Ah, sì, però... Anche se ci pensassi, sai, e non ci penso. No, 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 non ci pensi, ma Sam, che cosa ti è successo? Ma che ne so, a me non sarebbe mai venuto in mente, e Minke... Ma glielo dirò io a Minke, ti sei comportato nel modo più perfetto, io non... Grazie, non... Oh, grazie. Sam, è lui. Sam, Sam. Zitta. Sta attento. Che diavolo è questo? Io volevo aiutare Jack. Aiutarla? Sì, sicuro, ah, certo che t'ha aiutato, me lo figuro come t'ha aiutato. Guardalo qui, perfino in pigiama, e tu in camicia da notte. Ma che cosa intendi dire? Questa supposizione è semplicemente obbrobriosa. Ma come osi? Chiedi scusa immediatamente. Io chiedere scusa? Sì. Dopo che arrivo qui in piena notte e trovo uno scimmione con un pigiama fluorescente insieme a mia moglie in camicia? Ma certo che sono in camicia, che cosa dovrei avere addosso in piena notte? Il cappotto? Sarebbe già meglio. Sola insieme a uno con quell'orribile pigiama da maniaco sessuale. La colpa è tutta tua se lui è qui a quest'ora. Colpa mia? Sì, e gli ho dato un tuo pigiama che non hai mai messo. Un momento. Ma è mio quel pigiama? Sì. Ma sì, è il pigiama che mi hai regalato quando siamo andati a Carmel. E adesso lo dai a questo mantenuto. Oh, non metterti a fare il sentimentale per un pigiama adesso. E poi che sei venuto a fare oggi? Ero venuto a parlare con te. E perché non l'hai fatto? Perché non c'eri. Potevi aspettarmi. Già, ma quella strega che abita qui accanto voleva chiamare la polizia. Non... Chiami strega mia moglie. Sua moglie. Sì, sua moglie, che è anche la mia migliore amica e mi ha gentilmente concesso l'uso di suo marito per far sembrare che io sia una sposa felice, come viceversa non sono mai stata. Scusate un momento, io vorrei sapere... Un momento, mi lasci spiegare come stanno le cose. Mia moglie mi ha, per così dire, prestato a Janet solo per metterla in condizioni di entrare in possesso dell'eredità di suo nonno, i 15 milioni di dollari. 15... milioni di dollari. Sì, e non raccontarmi che non lo sapevi, eh? Beh, no, io... Adesso incomincia a balenarmi nella testa come mai sei così subitamente ricomparso. Oh, cacciatore di doti, sfruttatore di donne! Ma no, 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 senti, Janet... No. Janet, io... Janet, tu stai sbagliando. Già, come no. Janet, io ti giuro che non sapevo proprio niente di questa tua eredità fino a questo momento. Ah. Io non sono venuto per i tuoi soldi, ma per te. Oh, vattene immediatamente! Oh, se tu credi che io me ne vada a quest'ora di notte lasciando qui mia moglie in camicia insieme a quell'individuo col mio pigiama addosso, sei pazza se da legare! Se ripeti un'altra volta la storia del pigiama, mi metto a urlare! E poi non sono tua moglie, fuori! Non ti illudere, io non me ne vado. E va bene. Sam, buttalo fuori. Sì, avanti, pigiama. Vediamo come fai adesso che non puoi assalirmi alle spalle. Coraggio. Coraggio. Ma
Perché non litigate fra di voi? Questi non sono affari miei, io me ne vado a letto a casa mia. Ecco. Oh no! No, non me lo puoi fare questo, no. Lo sai che c'è il detective che ci sorveglia e che penserebbe? T'ha visto stasera che entravi in casa e domani ti vedrebbe uscire da casa tua. Oh no, ti prego, solamente per questa volta e basta. E poi, fra meno di un'ora e giorno, ti prego, Sam, ti prego, ti prego, rimani, fallo per me. Ehi, pigiama. È sveglio? No. Janet aveva perso le staffe prima in cucina, eh? Quegli urli che ha fatto. Ho sentito un po' di nostalgia, come se fossimo ancora sposati. Sa che i giorni migliori della mia vita li ho passati litigando con Janet? Senta, se ci tiene proprio tanto a queste rievocazioni sentimentali, non potrebbe farle a bassa voce? E quando dico litigare non mi riferisco soltanto alle parole. Si passava anche alle vie di fatto. Ah. Ha un gancio sinistro che è una meraviglia. Io ho un punto debole qui al braccio. Beh, una volta su tre me lo centrava. Ah, finito. Senta, non so cosa fa lei, ma io mi devo alzare presto per andare in ufficio. Ah, sì, è vero, anch'io. Bene, bene. E allora perché non se ne va adesso, approfittando che è ancora scuro fuori? E dove me ne dovrei andare? Lei dovrebbe sgattaiolare fino al mio patio qui davanti, dove potrebbe dormire su una bella sedia bagnata che tengo sempre fuori. Aspetti che sia giorno e poi io telefono a mia moglie e le spiego questa ridicola situazione. Mia moglie la fa entrare dalla porta di servizio e la fa uscire da quella principale. E così quello del furgone si convincerà che lei abita lì e che è stato via per qualche giorno per affari. Ah, nient'altro che questo. Devo starmene fuori fino alle... Non vorrà entrare in casa uno sconosciuto insieme a mia moglie, no, non grazie. Non ci speri. Va bene, allora glielo spiega lei domani a quello dentro il furgone come mai stiamo nella stessa casa. E così i 15 milioni nel lavandino, in fondo a me che mi frega. Forse ha ragione lei. Però farà freddo là fuori nel patio. Prenda pure una coperta. Oh, quanta generosità. Sì, il marito di Janet, insomma, stavo qui fuori e fa un po' freddo. Il marito di Janet? Sì. Oh, chiedo scusa, io credevo. Venga che le do un caffè. E l'avevo preso per... Ho parlato con Min. Howard, aspetta, così l'accompagni in ufficio. Sul serio? Sì. Adesso però mangiati il tuo toast, sennò farai tardi. No, non ho fame. Ma la smetti di sbirciare quelle finestre? Min sta benissimo. Ah, certo che sta benissimo. Certo. Ma io non sbirciavo, guardavo solo. Guardavi, sì. Piuttosto un bell'uomo, direi, eh? Ah, un bell'uomo senz'altro. Sì, ma è tutto apparenza. Apparenza, certo. Sì, una bellezza superficiale. Sì. Come profondità non deve averne nessuno. No, nessuno, no. E comunque non è certamente il tipo di Min. No, per carità, tutto l'opposto. Come sei buffo. Ma che ha da ridere? No, non ho fame. Ma... Vieni, Sam. Buongiorno. Buongiorno, Howard. Buongiorno. Buongiorno, Janet. Ciao, caro. Buon lavoro, eh? Grazie. Ciao, ciao, ciao. Ciao. Ci vediamo stasera. Ciao, buona giornata. Ciao. Un momento.
Sam. Aspetta, siccome dobbiamo venire a casa insieme, venga a prendermi all'angolo della posta alle 5, eh? Per favore. Per favore. Le dispiacerebbe non sbattere lo sportello così forte? Non mi dirà che non posso sbattere lo sportello della mia macchina. La sua macchina? Sicuro, l'ho pagata io e sbatto lo sportello quanto mi pare e piace. Va bene, come vuole, come vuole. Ah, ma senta, non è mia quella camicia che hai indosso per caso? Sì, la camicia è sua, come le mutande, come pure per non parlare di questi magnifici calzini che le ha regalato sua madre. Allora Mina ha perduto la testa. Ma scusa tanto, dovevi proprio dargli la mia biancheria e la mia camicia e i miei migliori calzini. E che altro potevo fare? Poveretto, era bagnato fradicio dall'umidità del giardino. E poi era tanto abbattuto. Tu sai che sollievo mettersi la roba pulita dopo il bagno. Ma ha fatto il bagno? Naturale. Tu non l'hai fatto il bagno da Janet? No, io non l'ho fatto il bagno da Janet. Ma per che cosa mi prendi? Per un mandrillo? Oh, Sam, questa è proprio una scenata da marito geloso. Comunque Howard è molto simpatico. È gentile, è intelligente ed è un bell'uomo. Ah, è un bell'uomo, è anche un bell'uomo. Beh, per me ha tanta personalità quanta ne ha un uovo sodo. E nemmeno uno di quelli di Nerdlinger. Sam, ma allora è vero che sei geloso? Che divertente. A me non mi diverte. C'è una terribile... Scusa un momento, scusami, ma stanno facendo una terribile confusione. Confusione di là. Credono che quella sia Min. Quella chi? Quella che tu stavi baciando e abbracciando quando... Quella per la strada che baciavi e abbracciavi e Beth crede che sia tua moglie. Vuoi startene zitto? Fa tutto parte di un piano. Non cercare di sapere. Un giorno ti dirò, ciao. Ma non ci pensi alla faccenda Nerdlinger? Erle, ti prego, non mi creare delle difficoltà. Credimi, so benissimo quello che faccio. Arrivederci. Va bene, non capisco, ma va bene. Se le cose stanno così, va bene. E chiudi la porta. Va bene. Scusami, stavo parlando con quella testa di rapa di Earl. Ma c'è ancora il furgone? Oddio. Se non piace a te, non piace nemmeno a me, sai. Io, ma un'altra notte e poi tutto sarà finito. E ti voglio bene, scusami. Reciti bene che c'è quel tale che ci sorveglia. Ma certamente. E così, finalmente a casa. Chissà sì, cosa mi ha preparato di buono mia moglie. Sam? Non si scordi che quella che trova a casa è mia moglie, non sua moglie. Ben sì, chiaro, la stessa cosa vale per lei, glielo dico per il suo bene. Non si permetta di minacciarmi stando nelle mie mutande. Beh, allora ci vediamo più tardi, eh. E grazie del passaggio. Non c'è di che... Dopo 3 anni d'università nessuno dei professori mi conosceva. E come facevano se non ci andavano? Ah, già, è vero. E insomma, quell'altro si volta e gli dice: tu leva subito quelle manacce d'agricoltore dal mio gin. È vero che è divertente? Oh, la storia è la più divertente che abbia mai sentito. E come le racconta bene. Ah, grazie. Ma non ha mai pensato di scrivere? Scrivere io? No. Voleva scrivere, ma se non ha mai avuto un'idea originale in vita sua. Sai cos'è la cosa più terribile? Quella parrucca che porta è una parrucca, no? No, sono i suoi capelli. Allora avrà la pettinatrice, non è possibile che si pettini da sé. Chi ha una testa così deve avere la pettinatrice, è un vanesio. Per specchiarsi bisogna fare a botte. Senta, stanno suonando un tango. Balliamo? Ma con vero piacere. Aspetta, cos'è questo mucchio di immondizie? C'è stato lo sciopero della nettezza urbana? Oh no, è una creazione di Sam, ha una certa passione per l'arte. Arte? Mm-hmm. È la più grossa pazzia meccanizzata che abbia mai visto. Come si fa? Si attacca qui? Sì, attacchi. Lasci stare lì! Quello del furgone! Ferma! Scusaci, caro. Senta, ma è un po' permaloso, eh? Certo, è un artista. Ma è ridicolo, di che mi preoccupo? Uno sfasato come quello.
Io lo so com'è successo, è classico. Si è approfittato di te, il ballerino perfetto, gli abiti stravaganti, tu sei una ragazza ingenua, l'hai creduto una persona per bene perché non si era mai preso una confidenza, insomma te lo sei sposato, cocco di mamma, la solita storia, tutto fumo e niente arrosto, come suol dirsi. Ecco i risultati della civiltà. Oh no, non è per niente un cocco di mamma, anzi è assolutamente il contrario. Non l'avrebbe mica qualche mambo? O un cia-cia-cia. Anche un cia-cia-cia, magnifico. O anche una conga. Ah, ma siamo a posto. Ti ricorda la conga? Non ci crederà, ma 2 anni fa io e Sam abbiamo vinto la gara di Charleston alla festa annuale di... Oh, mi scusi. Pronto? Min, tutto bene? Ah, ciao Sam. Certo che va tutto bene, perché? Domandavo così, ma che fate? Adesso ci mettiamo a giocare a carte. Ah, guarda, è simpaticissimo. Oh, ne sono convinto. E a che gioco giocate? Bridge con 2 morti. Sì, ma il bridge è molto più divertente quando si gioca in 4. Perché non combiniamo un tavolo? Non lo so, devo sentire se Howard ne ha voglia. Ha avuto una giornata dura in ufficio. Un momento, eh? Devo sentire se Howard ne ha voglia. A patto che non si faccia tardi, ho molto da fare domani. Va bene. Sam? Senti, Sam, ha detto che potete venire, a patto che non si faccia tardi, però. Oh, non vorrei disturbare troppo il povero Howard. Sei certa che non gli dispiace? No, non gli dispiace. Potete pure venire. Per un po'. Ah, grazie. Ciao, Mim. Ciao. Ma forse è ammalata. Avete vinto. Lo sai, Mim, che non l'avremmo mai potuta vincere questa mano se lui non avesse sbagliato a scartare? Ma è la terza volta che lo dice. Insomma, abbiamo vinto. Ci devono $1.40. Benissimo, a questo punto che ne direste di berci il bicchiere della staffa? Sam, cosa le posso dare? Oh, faccio da me. Oh, no, fermo, io conosco molto bene i miei doveri. Sì, beh, a casa mia, se non le dispiace, io mi servo da non me. Non litigate, me ne occupo io, Janet. No, per me niente, grazie. Howard, whisky con un po' di soda, no, vero? No, acqua. Oh, scusa. Ti aiuto io, Min. Grazie. Sam, ti dispiace prendere un po' di ghiaccio? Eh? Ghiaccio? Grazie. Se quel matrimonio va a gambe all'aria, io ne riterrò te responsabile, ricordatelo bene. Io? Sì, tu. Ah, no, mia cara, sei tu che l'hai incominciata questa farsa. Sei tu che sei piombato qui di notte, nel cuore della notte. Ah, senti, io sapevo che sei un egoista, ma non avrei mai creduto che avresti osato insidiare un matrimonio felice come quello dei Bissell per la tua cupidigia. Cupidigia? Sì. Come ti permetti di parlarmi così? Chi? Io? Sì, tu. Come ti permetti, hai detto? Ma allora siamo tornati ai vecchi tempi. Forza, Janet, facciamoci un paio di round. No, non ti illudere che ci caschi. Ma di un po', ci ha provato? Oh. Beh, ci ha provato o no? E non guardarmi in quel modo, sai, perché non è una domanda ridicola. Se non lo sai, è noto per la sua esuberanza sessuale. Davvero? Non è che ci siano gli affissi, me l'ha detto sua moglie e al ricordo le veniva male. Te le immagini che razza d'inferno deve essere per la moglie di un uomo del genere? Lei sessualmente è normale. Ah. Tu mi hai detto il giorno che ci siamo sposati, no? Quando si parlava di... Ma che cosa hai da ridere? Sei tanto carino. Sapessi quanto mi manchi. E tu a me. Ma quando finirà questa storia? Non lo so, ma presto. Tu pensa al $1.000.000. Sì. Un viaggio dopo l'altro, sempre in ferie. Un avvenire per le bambine. Niente più affissi pubblicitari i cretini. Sai qual è la cosa peggiore? Quale? Ho sempre freddo ai piedi. Ehi, Bissell, se sta cercando il whisky, è nella credenza. Sì, l'abbiamo trovato il whisky, grazie. Howard, senta, le potrei dire una cosa in privato? Certo, certo. Sì. Howard, senta, io stanotte vorrei passarla a casa mia con mia moglie. Ehi, lo sa che le dico che questa sua idea mi pare brillante. Anch'io vorrei passare un po' di tempo con Janet. Dobbiamo litigare di tante cose. Bene, siamo d'accordo. Va bene.
Aspetti un momento, come facciamo per quello del furgone? C'è anche la luna piena. Sì, ma io ho un piano. Sì, sentiamo. Io vado a casa con Janet e poi esco nel patio. Accendo una sigaretta per farle capire che ci sono. E lei fa la stessa cosa, così io capisco che anche lei è pronto. La sigaretta. Quando loro vanno a letto, sì, e l'ultima luce si spegne, io le faccio un segnale, fischio. Uh-huh. Allora lei parte come un razzo, capito? Pensa, ma lei è un genio. Oh, una cosa deve ricordarsi, correre basso, perché così è più difficile che ci veda. Aspetti, beh, grazie tante, ma non ho bisogno di consigli in questo campo. Guardi che io ero nei Marines e le so benissimo queste cose. Beh, io ero nelle truppe d'assalto e ne so un po' di più, infatto, di combattimenti notturni. Per carità, figliolo caro, allora si vede che lei proprio non ne sa niente dei Marines. Ci siamo sparcati noi a Okinawa, non l'avevo mai saputo, siamo stati i primi. Ma non litighiamo, pensiamo che stanotte dormiamo con le nostre mogli. Però, tutto sommato, non sei mica un cattivo ragazzo. Nemmeno tu, Howard. Che c'è da ridere? Ma che avete con quelle facce? Oh, niente. Allora, vediamo il felice esito della missione di questa notte. Operazione Luna? Operazione Luna! Le tue anatre sono a spasso. Dai! Bissell, l'anatra! Salame, le colpe d'assalto! Le colpe dell'anatra, non mia! Scusi, svegliate tutto il vicinato! Vedi che qualcuno dorme ancora dopo un inferno simile? Dove sono i miei occhiali? Che vi sta succedendo, Sam? Chi è? Io? Niente, scusateci. Ciao, Sam! Il detective, come se la gode? Detective! Andiamo in casa, Sam, vieni! Questa è la fine! Beh, comunque hai tentato, tesoro. Buonanotte, cara. Buonanotte, Sam. Buonanotte, signora Ebbets. Buonanotte, signor Bissell. Buonanotte, signore e signor Ebbets. Truppe d'assalto. Vattene. Signora Bissell. Buongiorno, Palma. Ciao. Ah, buongiorno, Min. Buongiorno, Sam. Buongiorno, Min. Oh, buongiorno, signor Bissell. Beh, vedete un po' voi. Signor giudice, noi le chiediamo di aspettare un'altra settimana per decidere sul diritto all'eredità. Perché? I miei clienti in questi ultimi giorni hanno fatto sorvegliare i due interessati, sì, e... Un uomo nascosto in un furgone là fuori, una cosa veramente infantile. Sono successe delle cose molto strane in quella casa. Se non contravvengono alle clausole del testamento, non mi interessano. C'è qualcosa di viscido in quella casa, signor giudice. Chiediamo solo il rinvio d'una settimana, signor giudice. Respinto. Ma, signor giudice... Noi vogliamo soltanto giustizia. Ho detto respinto.
Non si possono alterare le ultime volontà di un uomo per dei pettegolezzi da donnicciuole. È chiaro che queste due persone sono marito e moglie. Sono il signore e la signora Ebbets. E assodato questo, io fisso l'udienza per l'attribuzione dell'eredità a Lagerlof domattina alle 9 presso la 7ª sezione del tribunale. Piacere di averli conosciuti, signori Ebbets. Piacere nostro. No, signor È fatta. Oh, Sam, sono ricca. Adesso vado fuori e compro tutto. Puoi farlo con 15 milioni di dollari. E do subito il milione a te e a Min. Oh, sì. Come ho promesso. Siamo milionari. Sì. Non posso crederci. Sam, hai già visto Bertie? No, sono appena entrato, ho avuto da fare. Beh, le mie congratulazioni. Sei fotogenico. Sono fotogenico? Tu non hai idea di quanto Nerdingler sia entusiasta dei nuovi tabelloni. Ma quali tabelloni? Quali tabelloni? Ma da dove vieni? Dalla Luna. Ah, quelli di Nerdingler. Eh già, quelli di Nerdingler. Non hai la minima idea di quello che è venuto fuori, mio caro. Ho dovuto risolvere qualche questioncella personale, me ne sono scordato completamente degli affissi di Nerdlinger. Beh, comunque, Berk e Nerdlinger si danno delle gran manate sulla schiena, li trovano magnifici. Ah, benissimo. Benissimo, eh? Ma tu li hai visti i tabelloni? Ma quali tabelloni? No, non ci sono più stato al reparto artistico. E allora ti consiglio vivamente di darcela almeno un'occhiata. Ah, sono finiti? Finiti? Sono in giro, in bella vista per tutta molto la città. Molto bene, molto bene. Sam, amico mio, senti, la cosa non mi riguarda, ma tu lo sai chi sono il signore e la signora di buona famiglia che hanno scelto per i tabelloni? Chi? Beh, non te lo voglio dire subito, ma non sono affatto il signore e la signora Lincoln. Ah, no? E chi sono? Ebbene, sono... Sam, proprio te stavamo cercando. Sam, vieni. E c'è una persona che muore dalla voglia di vederti. Sam, guarda un po' chi c'è qui. Lei ha avuto il coraggio di mettersi faccia a faccia con me e di dirmi no, vero? Di dirmi che la mia idea era sbagliata. Ebbene, io mi levo il cappello perché lei aveva ragione. Lei ha aperto un'era nuova nella storia della pubblicità. Pubblicità per la gente come si deve. Eccole la mano, giovanotto. La ringrazio. Io però veramente avevo proprio intenzione di annunciarvi che me ne vado. Te ne vai? Come sarebbe, se hai trovato che ti offre di più? No, niente del genere. È che mi è capitata fra capo e collo un'eredità che non mi aspettavo. E così mi ritiro. Si ritira? Ma non può ritirarsi. Lei è il mio uomo. Lei ha in mano la mia pubblicità. Glielo dica, Berk. Sam, ma tu stai eccelliando. Hai sentito una cosa? No, per noi è come l'aria, senza pubblicità non siamo capaci di... Ma sì, la pubblicità è una bella cosa, ma adesso con tutti questi soldi che avrò... Soldi, ma cosa contano i soldi? Sam, vieni un po' Sam, qui, vieni. Guardi. E guardala fuori, guardala che guardi. Meraviglia di tabellone. Ah, non è una cosa magnifica? Sì. Nessuna cosa al mondo può compensare la soddisfazione di poter dire quello l'ho fatto io. Io, Sam Bissell, ho creato quel meraviglioso, superbo, moralmente sano tabellone. È una grande soddisfazione, lo riconosco, ma d'altra parte anche $1 milione sono un sacco. Oh, chi l'ha messo lì, quell'accidente? Ma perché? Dice che il posto non va bene. No, è nostro quello spazio, ne abbiamo... Oddio, siamo rovinati! Signor Berk, bisogna levarlo subito, bisogna levarli tutti subito! Buongiorno. Mi scusi, ma ho da fare. Un momento, guardi che è importante. Mi dispiace, gliel'ho detto, ho una cosa urgente da fare. Bissell, se è questione di soldi, dica lei la cifra e io accetto senz'altro. Ma che ha? Si è offeso per qualcosa che ho detto? Anche se scappa, guardi che la sua situazione non migliora. Aspetti! Ma insomma, lo volete smettere o no di muovervi? Azione! Un, due! By the hour, by the day, by the week, or any way, just let her put you in the driver's seat. Today! Ma questo sì che è caffè. No! Oh no! Guardi, è meglio che mi stia a sentire, signor Ebbets. Glielo dico per il suo bene. Signor Ebbets? Lo so, lei non mi conosce, ma io la conosco molto bene, signor Viavai fra le case. Reinhold Schiffner, investigatore privato. Beh, io non so che cosa lei voglia, ma guardi che ho molta fretta. Gli scandali non fanno bene a nessuno, sa? E io la osservo da martedì scorso, signor Ebbets. Mamma mia, che uomo movimentato. Molto lieto. Fermo! La frode e il tradimento vengono sempre a galla, caro signore.
Come, scusi, frode e tradimento? Guardi, è questione di un momento. Reinhold Schiffner. Sì, mi ha già dato il suo biglietto, investigatore privato. La gente ci fa ancora con l'ombrello e lo stuzzicadenti in bocca. Inesatto, io ho fatto l'università, sono laureato in ingegneria elettronica, in scienze economiche e in legge. Molto interessante. E ho fatto anche l'accademia drammatica, il che mi è molto utile per quel piccolo tocco di regia che c'è nei miei furgoni. Ha visto il mio furgone tipo aspirapolvere? Ho anche un furgone agricolo e un'autocisterna. Questa per i lavori grossi, 3 uomini. Possiamo stare fuori 3 mesi senza fare ritorno alla base. Senti, sì. Però io non... Beh, capisco... però adesso veniamo al dunque, va bene? Io sono stato ingaggiato dai cugini della signora Ebbets, Jack e Irene. Ho incominciato a sorvegliare la casa martedì sera e ho visto lei che sgattaiolava fra le due case, cattivo, cattivello d'un ragazzo. Lei ha visto me? Sì, e l'ho anche immortalato con la macchina fotografica a raggi infrarossi. Guardi qui che meraviglia. Ah, questa da campionato. Sì. M'ha fregato, eh? Altro che se l'ho fregato. Nel modo più definitivo. Queste fotografie non lascerebbero dubbi ad alcun investigatore privato sul fatto che lei è veramente il signor Howard Ebbets. Ah, è sempre la stessa storia. Il marito annoiato, ormai stanco della moglie bruna, va a fare una piccola visita di cortesia alla bionda incendiaria vicina di casa. Chissà quante volte l'ha fatto, porcellone. E andare a fare una visita di... Però non l'ha fatto in queste ultime sere. E no. Lo sa perché, Perché? Perché c'era Bissell, tornato da un viaggio d'affari, immagino. E che cosa dovrei fare io adesso? Dovrebbe fare una piccola chiacchierata in privato con me. E il posto più adatto per questa conversazione è proprio la sua macchina. Salga, questione di un momento. La macchina è il posto ideale per discutere queste faccende private. Difficile piazzarci i microfoni e difficile da mettere a fuoco durante la marcia. Se non le dispiace, io abito al principio della 29esima. Le fotografie sono in vendita, signor Ebbets. $500. Lei non sarebbe andato di nascosto se avesse voluto farlo sapere a tutti. Ci vediamo domattina in ufficio, eh? Le avrebbero fruttato molto di più se non fossi Howard Ebbets, vero? Certo. Avrebbero significato $15 milioni per i miei committenti. Cosa le viene in mente? Mi concedo qualche emozione alle curve, sa, mette in movimento l'adrenalina, fa bene ai nervi. Subito. Ma per carità, la porta avanti al portone di casa. Oh. Ah, qui c'è un pezzo divertente. Le piacciono le curve? No, le odio le curve. Fermi, per favore. Adesso andiamo un po' più forte. Non mi sento bene. Mi lasci qui in un posto qualunque. Due passi mi fanno bene, sono solo 6 chilometri. Neanche per sogno. Aiuto! Siamo arrivati, puoi emergere. Ma lei guida sempre così? Ma certo,
Allora in cielo lei deve essere fortemente raccomandato. Ciao. Oddio, cose da non credersi. Ho parlato con quel matto del detective privato. Non so come hanno fatto, ma ci sono i tabelloni per tutta la città. Io con Janet. Non c'è tempo da perdere. Andiamo, andiamo. Fa presto. Ma che diamine stai dicendo? Aspetta. Andiamo, ti spiego dopo. Dobbiamo prendere Janet. Adesso che è tutto sistemato e che avrai questa eredità, io credo che tu abbia ragione. Dobbiamo rimanere separati. Tu non crederesti mai che io ti ami e che ti voglia solo per te stessa. Quindi salutiamoci serenamente e... insomma, io ti auguro tanta felicità e... addio. Perché non ne parliamo un po' e... Janet! Janet! Fermo! Fermo! Ma che razza di maniera ad entrare in una casa? È una cosa importante. Ma cosa c'è? Prendete tutta la pittura che avete. Pittura. Avanzi di pittura, pennelli, pennellesse, tutto quello che avete. Mettetevi dei vestiti vecchi. Vi aspetto in garage con tutto quello che ho. Fate presto! Ma che succede? Ma di che stava parlando? Non ci ho capito niente. Mi ha detto di un certo tabellone del detective privato. Il detective. Janet, no, fermati subito. Non andarti a immischiare con quel pazzo furioso. Janet, aspetta, noi dobbiamo parlare di una cosa molto... Mi devi spiegare cosa è successo, sì, perché io non ho capito cosa è successo. Ti ricordi quei tabelloni che avevo progettato per Nenniger? Sì, beh, non so come, ma ci hanno messo una fotografia tua e mia e non c'è tempo di spiegarti adesso, ecco. Una fotografia tua Dobbiamo sfigurarli prima di domani. Sfigurarli? Ma che dici? Hai perso il cervello. Ma insomma, non lo capisci, credono tutti che siamo marito e moglie, Janet e io. Ci cosa? Sono i tabelloni per tutta la città, grandi come le case, con le lettere alte 3 metri, il signore e la signora Bissell, bla 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 bla, il latte di Nerdlinger. E adesso se li vedono il detective e i cari cugini siamo fregati, ecco. Addio, eredità. È quello che dico, no? Spiegati meglio, si può sapere cosa hai intenzione di fare? Andiamo e sfiguriamo le facce con la pittura. No! Sì, sì. Andiamo, voi siete impazziti, Janet, non si può andare in giro a danneggiare la proprietà privata, vi buttano in galera. Eh già, e se non lo facciamo dove finisce l'eredità? Ah, diavolo, non ci servono quei soldi. Ah, ti sei rivelato finalmente. Tu non vuoi che io abbia i soldi per poter fare come piace a te. Ah, insomma, qui finite tutti al manicomio e nel cuore della notte. Minnie, tu ti devi cambiare, non puoi venire così. Avanti, mettiti questa. No. Tesoro, non mi pare il momento di discutere. No, Sam, adesso è proprio abbastanza. Tu hai lasciato il posto, hai rovinato la nostra vita, adesso basta. Io ho sopportato anche troppo. Ma tesoro, te lo chiedo per favore, un altro piccolo sacrificio. Pensa al milione di dollari. Io voglio la mia casa, le mie bambine, mio marito e voglio un po' di pace soprattutto. E va bene, tu aspettami qui. Io devo andare, sono un disoccupato e quel milione mi serve. Sam. Cosa? Se te ne vai, non mi ritrovi quando torni. Min, tu non dici sul serio, lo sai. Io devo andare. Sam! Allora, tu vieni o no? Accidenti al demonio! Senti, ma dove l'avete pescato questo fotografo? Io non ce l'ho mica così secca la faccia. Beh, non mi pare il momento di piantare grane questo, no? Muoviti. Divertentissimo, non sai che ti perdi. Siete due Teddy Boys, tutte e due. Thank you.
cosa sta succedendo qui? Beh, siamo insegnanti. Lo stipendio è poco e dobbiamo arrotondare per mantenere i figlioli. Salve, buongiorno. Anche lei è insegnante? Insegna igiene prematrimoniale. Una materia di cui si sentiva tanto bisogno. Con questo siamo all'ultimo. Grazie dell'aiuto, Howard. Sei stato grande. No, certo, certo. Adesso sono il tiranno. Siccome non voglio prendere parte a questa buffonata da minorati mentali, io sono il tiranno. Ed è così da quando siamo sposati. Sposati? Noi non siamo sposati. Ancora una volta dimostri la tua eccezionale abilità nel presentare le cose in modo così contorto e distorto da far apparire tutto quello che faccio come se fossero le cose più ridicole del mondo. Ah, sfigurare i tabelloni pubblicitari di tutta la città a te pare normale, eh? Guarda però, non chiedere aiuto a me quando ti arresteranno. Io non ti ho detto di venire, vattene pure. Guarda che lo faccio, eh? E fallo, che diavolo stai qui a seccare? Va bene, razza di scema. Addio. E questa volta per sempre. Addio. Addio. Ma come ci si va lassù? Prendo una stanza e cerco di arrivarci dalla scala d'incendio. Tu aspettami qui. No, abbiamo fatto tutto insieme e dobbiamo fare insieme non anche in questo. Non in questo quartiere, no. Ti prego, Janet. E non in un albergo come questo, ti prego. Tu sta qui e aspettami. No, ma io... Per favore. Salve, vorrei una stanza, per favore. Che guardi verso... ponente. Ma cos'è, ha prenotato? No, veramente io non ho prenotato. Siamo al completo. Beh, vede, ma io sono un commesso viaggiatore, già. Ecco. Arrivederci, Frankie. È andato tutto bene? Poi ti racconto. Io viaggio in vernici e mi si è fermata la macchina proprio qui all'angolo. La stanno accomodando. Ci vorrà un'ora, due al massimo. Ma perché non l'ha detto subito quello che voleva? Chi la manda, Charlie? Mi manda Charlie? Io... $20. Venti? $20, amico. Quarto piano, stanza 434, può prendere l'ascensore. Sono io. E lei ha sbagliato stanza, signorina.
Mi scusi se mi trovo in questo stato. No. Ma se lei... No, ah, no, no, niente da fare con me, caro. Ma come no, io... Ho detto di no per Diana, credevo di saperle tutte, ma questa è nuova di zecca. Ma... Prova a mettermi un pennello addosso e faccio crollare l'albergo dagli uccelli. No, per carità! Tu devi andartene al manicomio, sì. Ecco che devi fare. Va bene, ci vado, certo, ci vado. Sai, non mi toccare perché dopo io lo dico a Frankie e vedi come... No, ti no, ma io non le faccio niente. No, non voglio farle niente, padre. C'è un malinteso, signorina. Aspetti, aspetti un momento. Lei ha capito male. Io non volevo i pennelli solo per... Aspetti, no, non vada giù. Mi aspetti, adesso le spiego. Ci fermi. Adesso arrivo. Aiuto! Signorina, per favore, non urli. Fermatelo! Ehi, ma che succede? Fermatelo! Ma non urli, per favore! Ferma l'ascensore! Ferma! Ferma l'ascensore! Verniciatorio. Ma guarda questo schifoso a che punto è potuto arrivare. Mettiti davanti allo specchio e verniciati te. Ma come si permette lei? Levi subito le mani di dosso e si vergogni. Ma cos'è suo questo rifiuto? Sì, male? È mio marito. Grazie. Allora se lo tenga chiuso a chiave perché voleva verniciarmi. Ma non dica sciocchezze. Il signore è il pittore Samuel Bissell, uno dei più grandi artisti attualmente viventi. Ed era venuto qui, in questo albergo, per sottrarsi alle pompe e alla vanità del mondo e per poter lavorare un po' in pace. Non mi dica, è davvero Bissell. Famoso. Bissell, io l'ho sentito questo nome, o era il nome d'un detersivo? Se non le dispiace... Da questa parte, prego, mi scusi, io sono proprio... Ecco fatto. No, vada solo, Sam, e abbraccia Min per me. Ma un momento, tu che fai? Io resto ancora un po' qui. Eh? Ho ancora un affaruccio in sospeso. Oh, auguri. Ciao. Janet. Vattene via. Janet. Vattene via. Ci sono stato via e non mi è piaciuto affatto. E a me sì, invece. Non sono mai stata così bene in vita mia. Non è vero. Ti mancavo quanto tu mancavi a me. Il che significa uno zero tondo. Basta, va bene, io ho provato. Dio sa se ho provato, ma ora basta. Questa volta sono proprio stufo. Addio. 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 Howard, voglio dirti soltanto che lo so perché tu vorresti che io tornassi con te. Davvero? Sì, perché adesso ho 15 milioni di dollari per questo. Cosa? Aspetta, aspetta un momento, cosa? Mai capito, mi vuoi solo perché adesso ho i soldi. Ah, io ti voglio perché adesso hai i soldi? Sì. Come osi dire una cosa simile? E tu come osi parlarmi in un tono simile? Vattene via di qui e subito. Non temere, me ne vado di corsa, ma non prima d'averti dato una cosa che ti spettava di diritto da tanto tempo. Un bel calcio robusto nel sedere. Non avrai il coraggio. Questa sì che me la paghi, buono, e me la paghi, vero? Cara! Ti mando a casa con un occhio nero, un occhio nero! No, 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 signore! Lei deve bloccarla col sinistro! Avanti, pari! Pari col sinistro, avanti! Senta, si faccia un po', si vuol fare o no, infatti? Oh, mai fregato un'altra volta, oh, proprio. Oh, caro, mi dispiace. Tutto il braccio paralizzato. Mi dispiace, ti ho preso il muscolo, e ti fa tanto male. Sì, mi fa tanto male. Sei soddisfatta adesso, eh? Sei soddisfatta? Oh, sì, sì, lo sono. Ehi, svitata. Senta, se non la disturba, sa, si tratta di un'avvertenza privata. Ah, beh, se è privata. Ma mi dispiace tanto. Davvero, sapessi quanto mi dispiace. Ehi, svitata, ti voglio bene. Mi ci sono voluti tutti questi mesi per capirlo. Che dici, ci riproviamo? Finito!
Min! Min! Non sapevo neanche dove andare. Sciocchezza stavo per fare. Dopo tanti anni di matrimonio. Non potevo lasciarti, capisci? Sono troppo abituata alla tua faccia e alle tue stramberie. La verità è che mi ami come mi amavi quando guadagnavo $40 al mese. Mamma, papà! Che siete state buone? Bene, non avete fatto disperare la nonna, eh? E come siete state? Ah, sì. Andiamo, raccontateci qualcosa. La nonna ci ha portato alla giostra e io sono andata sulla giraffa e andava su e giù e poi ho vomitato. E Jenna non ha vomitato perché era sul cavallo. E lo sai che la nonna si leva sempre i denti prima di andare a dormire, papà? Me li posso levare anch'io i denti quando sarò più grande? Siamo tornati alla normalità.